ho avuto un colloquio con l'assessore Paolucci, a cui ho detto una cosa: se il bilancio consente, ha poche risorse e consente di fare poco, è meglio, perché con tanti soldi sono buoni tutti. Finché ci sono stati tanti soldi, che difficoltà c'è stata ad amministrare, a distribuire, è adesso che è importante, e là si vede, come dire, il cavallo di razza, quando ci sono poche risorse. È un po' come in una famiglia, no? È evidente, no? Non vogliamo fare paragoni ovvi, ma è la stessa cosa, è la stessa cosa. E quindi queste poche risorse ci devono, sono d'accordo, far muovere il cervello per cercare come sistemarle meglio. Con creatività, con sicuramente con professionalità, e l'ha detto lei, perché giustamente mi piace sempre, perché mi veniva in mente prima, da parte dei dirigenti, ce lo diciamo tante volte, quel pizzico di follia con chi lo dicevamo, forse con Carlo Vannetti, non mi ricordo, dice che cos'è che connota anche il dirigente, quel pizzico di follia che riesce a farti fare cose che tu dici ma... E andiamo avanti un po' tutti. Lei ci ricorda che dobbiamo programmare le nostre attività, metterle sul sito. Io, se dovessi mettere sul sito, il mio sarebbe uguale a quello della programmazione del pronto soccorso, perché praticamente posso programmare tutto, perlomeno nell'attività che ho fatto finora. Adesso non so, stiamo tutti anche un po' col fiato sospeso di quello che potrà accadere nelle prossime settimane, i nuovi incarichi, nuove, non lo so, nuova organizzazione. Attendiamo tutti questa svolta, perché di fatto poi alla fine sarà una svolta, perché avremo assegnazioni, incarichi differenti da quelli che abbiamo svolto finora. E niente, basta, credo di aver parlato anche troppo. Grazie a lei. Io vorrei sentire qualche altro decano della macchina amministrativa. Allora, Giancarlo è dire, ma quel comunicato è fatto. Il comunicato vi ritiro, tra l'altro, come avete detto anche alla professoressa Costa. Poi ne parliamo a cena, Allora, se non ci sono interventi in itinere, che io mi attendo ancora, io vorrei sentire la parte politica di questo fronte del tavolo. L'assessore Scotti, l'assessore Bete, l'assessore Paolucci. Il ministro della funzione pubblica, sentita. Parli dopo. Allora, Daniele. Grazie. Con libertà, dice, aggiunge il presidente. Mi ha lanciato il microfono. Anch'io ringrazio il Presidente per aver organizzato questo momento. Credo che tante, ecco, con me non funziona proprio. Giancarlo, che devo fare? Funziona? È l'emozione. Bravo. Sì. Sì. Credo che siano importanti questi momenti, e credo che sia importante anche che tutti possano intervenire. Io mi rendo conto che siamo una settantina e sarà impossibile, però ognuno di noi è importante, è un importante tassello, e ha anche uno sguardo diverso dall'altro, per cui sarebbe anche interessante sentire davvero ognuno, così come credo che sia importante per gli assessori cercare di fare queste riunioni che il Presidente diceva. Io i miei due direttori, sono una delle poche fortunate ad averne due, sanno che il lunedì è dedicato a questo, però credo che sia importante partecipare e organizzare queste riunioni all'interno della propria direzione per fare il punto della situazione e anche per, come dire, acquietare le ansie del politico, che comunque risponde ai cittadini e risponde anche in maniera a volte violenta, giornalisticamente parlando. E quindi credo che sia importante, credo che il lavoro fatto, io ho portato qui gli obiettivi del mio,
dei miei direttori, credo che il passo in avanti del rendere gli obiettivi, faccio uso un dalfonsismo, cosabili, no? Rinvenibili, gli obiettivi cosabili, credo che sia importantissimo, e sia importantissimo non solo per chi lavora, per noi e per la regione, ma anche, ripeto, per la parte politica che sta no, che in qualche modo sa anche scandire l'efficacia e l'efficienza della propria linea e della propria idea amministrativa. Per me quest'anno è stato un anno difficilissimo perché ci troviamo in un momento anche difficilissimo rispetto ai fondi, al Fondo Sociale Europeo, per esempio, perché siamo in un anno finale di chiusura del 7-13 e di apertura del 14-20. Abbiamo una situazione in entrambi, come dire, dipartimenti difficile dal punto di vista delle risorse umane, e quindi far sì che la spesa viaggi affinché non ci siano delle restituzioni forzose da parte dell'Europa, senza avere tante persone all'interno della struttura, è complicatissimo, perché le persone servono per far andare avanti il lavoro ordinario, ma servono anche per far sì che in questi momenti difficili di fine programma possano essere possano, come dire, andare a buon termine. Quindi io faccio un appello, mi ritrovo tutti qui davanti, un appello alla collaborazione di tutti. In entrambi i miei assessorati, grazie alla ristrutturazione, penso che i miei direttori abbiano fatto un buon lavoro. Però io, come dire, chiedo l'aiuto di tutti affinché questi uffici possano riempirsi di persone. Questo si può fare solamente se c'è la collaborazione di tutti, perché probabilmente ci sono uffici un po' più, come dire, con un po' più di risorse, come dire, dal punto di vista del personale, e uffici come i nostri che hanno bisogno di risorse capaci, umane, capaci, brave e professionali, come so che in Regione Abruzzo ce ne sono. Quindi la mia richiesta oggi a voi direttori e dirigenti di collaborare tra di voi e con noi affinché questa finalmente buona riorganizzazione, dal mio punto di vista, possa essere una riorganizzazione efficace ed efficiente. Perché ecco, ci troviamo, perché altrimenti gli obiettivi non si raggiungono. Se abbiamo fatto dei begli obiettivi con le date e cosabili e non abbiamo le persone con le quali raggiungere, la difficoltà sarà vostra e sarà anche naturalmente nostra, che stiamo in prima fila e dobbiamo rendicontare a chi ci ha dato la fiducia, e quindi agli abruzzesi. Questa per me è la cosa fondamentale da dire oggi in questo momento, perché ho visto che c'è un po' di difficoltà a lasciare le risorse umane, a far sì che circolino e girino, e purtroppo, insomma, lo voglio dire perché vuole essere uno stimolo, insomma, le risorse sono di tutti e devono concorrere affinché la regione, l'ente regionale possa andare avanti e possa rispettare gli obiettivi che ci siamo tutti quanti dati. Io concludo solo con questa cosa perché in questo momento la sento un po' più forte. Non ne dico un'altra. Voglio riprendere quello che è stato detto più volte. Io credo che sia necessario che tutti gli euro che un'amministrazione pubblica spende debbano essere rendicontati agli abruzzesi, e quindi la questione della programmazione è importante, ma è altrettanto importante la verifica. Troppe volte quasi sempre si spendono fondi e non si sa poi che cosa il fondo speso abbia prodotto. Parlo del mio assessorato. In passato sono stati spesi 312 milioni di euro con l'FSE, ma noi non abbiamo ad oggi un quadro delle imprese che vivono ancora, per esempio, dopo il microcredito. Ne abbiamo finanziate 1700, ma oggi, dopo 5 anni, quante ancora sono in vita? Insomma,
faccio un esempio, ma ne potrei fare mille altri anche rispetto alle questioni che riguardano il sociale. I servizi sociali, come sono gestiti? Arrivano all'utente, l'utente come li percepisce? È soddisfatto? Vorrebbe qualcosa di più? La professionalità delle persone che noi andiamo a pagare, com'è? È buona, no? Quindi quello che ecco, il mio sogno, riprendo le parole di Maria Croppo, il mio sogno è questo: far sì che ogni euro possa essere rendicontato. Noi abbiamo delle idee. Abbiamo delle idee sia per quanto riguarda il sociale, abbiamo delle idee sia per quanto riguarda tutta la parte del lavoro, di rating, di ranking degli organismi di formazione, delle APL, dei centri per l'impiego, piuttosto che di tutte le strutture che gestiscono il sociale. Abbiamo 35 ambiti. Come sono i servizi sociali gestiti da questi ambiti? Mai nessuno è andato a fare un controllo dentro una casa da un disabile a chiedere: ma come va? È bravo chi ti viene a pulire? Chi ti cura? Chi ti prende in carico? Mai è stato fatto tutto questo. Allora, è un discorso ambiziosissimo, è un discorso che andrà di traverso a tanti, perché il controllo e la verifica non fanno sempre piacere, fanno piacere ai bravi, probabilmente. Insomma, è un discorso di culturale, di cambiamento, di ribaltare i tavoli soliti, però ecco, ripeto, rispetto a questo abbiamo bisogno che ci sia collaborazione anche tra i dipartimenti affinché ci siano le risorse umane equamente, come dire, distribuite in tutti gli assessorati. Grazie. Allora, io continuo a vedere mignoli che si movimentano. Qual è la parte che possiamo assediare? Ho preparato una parte destra qui nel mio sguardo. Dottoressa, lei? Nel mentre si avvicina, io voglio ringraziare chi si è fatto carico per far riuscire una pratica di buona innovazione, costruita anche sul coraggio, poiché inesistente, concernente l'utilizzo di risorse umane regionali a favore di altri uffici dello Stato. Il personale ha reso possibile questo. Ho avuto i complimenti anche del Ministro dei Beni Culturali, senza conflitto di interessi anche degli uffici giudiziari, senza conflitto di interessi. Sono stato adesso sentenziato su tutto, mi manca una sciocchezza, ma che stanno ritardando volutamente perché, diciamo, stanno ancora posizionando punto di vista. Questo lo dico perché so che è stato oggetto anche di riflessione nazionale. Del Rio, per esempio, mi ha detto che nascerà una norma per cristallizzare quelle collaborazioni. È una delle formule che consentirà anche la, si sarebbe detto una volta in tema universitario, la statizzazione. Ricordate voi la statizzazione dell'università? Vorrei che si preparassero mentalmente e documentalmente i capi dipartimento presenti per leggere in termini essenziali a questo bel collettivo di Harvard Review, che siamo noi, gli obiettivi calati nei vostri documenti. Allora, in prima fila sono 4 capi dipartimento, 5 capi dipartimento, chi manca? 6 capi dipartimento, chi ci manca? Il settimo chi è? Sì, anche Cristiano delle risorse, e poi mi pare che ci siamo. Li leggete con la immediatezza di cui è capace una persona sperimentata come voi. Prego, dottoressa. Allora, innanzitutto non sono americana, ho un'età, ma non sono americana, perché sono dirigente da un paio d'anni. Quindi dicevo, non sono una decana, sono dirigente, anche se sono al terzo incarico, ho un'esperienza di quanto di 2 anni, sono pure ragioniera tra l'altro. Io ho questo limite, il professor D'Amico è stato il mio controllatore a Pescara, non lo ricordo, quando eravamo entrambi molto più giovani. Controllatore però, voi mi riferite ai lavori ferroviari, correlatore. Allora, correlatore. Io ho cominciato la mia esperienza da dirigente in sanità ed è stata una delle esperienze più gratificanti che ancora porto come esempio. Ogni volta che mi trovo a conoscere le nuove persone con cui devo andare a lavorare, ho avuto modo di lavorare con persone
bravissime, professionali, come sono tutti quelli che lavorano in sanità. A lei allora anche in sanità? Sì, e tra l'altro con un vedendo immediatamente il risultato poi del lavoro fatto, quindi è stato molto gratificante. Poi per motivi diversi sono tornata a lavorare in quelli dell'Aquila, alla cultura, che mai avrei pensato di poter andare a lavorare, è in un momento insomma molto difficile, e anche lì è stato sfidante. C'era un cambiamento da fare, mi è stato dato anche un punto e sono riuscita a ottenere dei risultati soddisfacenti. Mi ha fatto molto piacere un saluto che ho ricevuto dai 102 dipendenti del dottor, un saluto in forma di storiella in napoletano, in cui mi hanno detto che gli ho tolto la salute dal collo, che li ho spremuti, però li ho fatto sentire principe e principesse, quindi alla fine ho tirato fuori il meglio che possedeva. Va benissimo il cambiamento, siamo in fase di riorganizzazione. Io trovo nel cambiamento un'opportunità, una sfida, quindi attendo un nuovo incarico e ho espresso una preferenza per il dipartimento che fa la rivoluzione, perché mi piace di fare la rivoluzione, e niente, tanto questo. Grazie. Allora, vorrei sentire anche se in un regime di libertà, se vuole, anche la SICO. Poi se non sono invadente e se non sono irrispettoso vorrei che desse un suo contributo a questa giornata, e credo di essere uno di quelli che lo può invitare a dare un contributo, perché io ho vissuto una vicenda simile a quella che sta vivendo lui, anzi la mia è anche più impegnativa. Io vorrei che Sorgi desse un contributo. Io quando sono tornato a lavorare in ANAS ho vissuto una fase, diciamo, di straordinario sostegno da parte dei miei datori di lavoro. C'è un mio giovane affezionato che registra tutte queste iniziative pubbliche, per cui registrerà anche questa cosa che adesso dico. Il mio legittimato accusatore voleva che io avessi anche difficoltà nel mio luogo di lavoro. I miei datori di lavoro, nonostante che diciamo correva un governo di centrodestra, non hanno assolutamente ritenuto di creare difficoltà. E mi ricordo la cordialità con la quale io procedevo rispetto a tutti i colleghi, a un certo punto anche di vista. Allora ritengo che sia doveroso da parte di una comunità chiederti un punto di vista. E poi ritengo ancora, se mi permetti una quota di confidenza, che tu sia insuperabile nella parte lavorativa riguardante l'urbanistica. Poi si è fatto un omicidio nel fare in modo che tu facessi tutto. Si è fatto un omicidio. E allora, se io ti chiedo, a nome di quello che rappresento, non solo come persona fisica, di dare un contributo, questo deve valere nei tuoi confronti per dirti che la vita dirigenziale porta con sé anche dei rischi. E in America chi fa il lavoro anche di confine, cade, si rialza e ricomincia. Non è vero che uno per non cadere non fa nulla, che l'alternativa è peggiore della più scelta. Quindi mi fa piacere se poi Sorgi, nella sua autonoma determinazione, potesse di darci un contributo. Allora, innanzitutto salve a tutti, ringrazio il Presidente per questa giornata. Io ho fatto un po' di fatica per essere qui per una questione appunto familiare che mi ha tenuto questa settimana insomma occupata in altre questioni. Allora, due sono gli argomenti che vorrei tirare un attimo in ballo. Il primo è la questione della follia, il fatto di, diciamo, affrontare le situazioni lavorative sentendosi anche un po' folli è una cosa che effettivamente riguarda. E credo che questo serva soprattutto per cercare di capire come cambiare le cose, come cambiare un sistema in cui, diciamo, nel quale poche persone poi in effetti credono, fare uno sforzo per produrre valore aggiunto. Un secondo aspetto è che io penso che bisogna definire molto velocemente la procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali e iniziare a lavorare immediatamente per questi obiettivi che di fatto sono stati già, come dire, impostati e definiti.
Io il mio piccolo contributo ho cercato di darlo perché c'è un profilo che mi interessa particolarmente, su cui vorrei incidere, che è tutto il processo di semplificazione degli oneri a carico delle imprese. E quindi studiando un pochino il pacchetto dello Small Business Act e tutto ciò che afferisce più alla normativa europea, penso, cioè, mi piacerebbe appunto impegnarmi nel disegnare un percorso volto alla riduzione degli oneri. Se io sono peraltro disponibile ovviamente a cambiare incarico, se mi sarà data la possibilità di fare altre cose, non mi tiro indietro, anche se sono molto innamorata del lavoro che faccio. E poi c'è un'altra cosa a cui tengo molto, che mi ha fatto, diciamo, soffrire e tribolare in questi ultimi mesi, è il lavoro che ho svolto con il MIT per la notifica quadro degli aeroporti. Mi sono trovata di fronte un ministero, lo dico a tutti, che è il MEF, che ha in tutti i modi posto ostacoli perché questo lavoro non si concludesse. Mi sono trovata anche a dare di matto in un tavolo, normalmente non mi succede perché detesto i conflitti e detesto i toni forti, mi piacciono molto le relazioni tranquille e, come dire, basate sull'educazione. E questo obiettivo che dovrebbe essere del MIT, io in realtà lo sento molto mio perché è una cosa su cui sto lavorando. Visto che la stiamo vivendo come una giornata di formazione, mi permetto di interrompere. So che tu sei anche religiosamente impegnata. Quello che tu hai detto è perfettamente coerente. Chi ha una formazione a prevalenza religiosa predilige la conciliazione. Chi ha una formazione laica, illuminista, magari su base tecnica o scientifica, predilige il conflitto. Queste sono le due grandi partite, delle due grandi scuole, diciamo anche geopolitiche, l'Oriente e l'Occidente, la formazione, diciamo, a basamento religioso e la formazione a basamento scientifico. Tenete conto però che tutte le grandi sensibilità formative mettono in evidenza come dal conflitto nascono grandi opportunità. Poi vi dico una cosa intelligente che ho sentito dalla viva voce di chi ha lavorato con Steve Jobs. Quanto porta con sé il conflitto? Io dentro di me ho una specie di conflitto permanente. Però la conciliazione da sola non basta, c'è tutta la cultura di sinistra. Qui c'è un vecchio comunista abbandonato, Tommaso Di Biase, architetto, tra l'altro laureato in una stagione in cui era militante con sensibilità. Lui sa come da sinistra c'è molta aspettativa rispetto al conflitto. Il pensiero marxiano esalta il conflitto, tutta la tradizione filosofica, anche tedesca, esalta il conflitto. Paolucci è uno che invece ha liberalizzato la formazione di sinistra. Lui non lo è un conflittuale, probabilmente lo è dentro di sé. Per esempio c'è un pensiero religioso molto adulto, Primo Mazzolari, non so se tu hai avuto modo di incontrarlo nella tradizione aquilana della Chiesa, Primo Mazzolari dentro di sé mette a confronto il conflitto e la conciliazione. Lui dice però il conflitto contro se stesso, contro i propri vizi, contro le proprie tentazioni, il conflitto straordinario. Scusami, io volevo dire questo, il conflitto, se è costruttivo, che porta al confronto, sì, però se il conflitto che porta le persone praticamente a scontrarsi semplicemente per creare nervosismo e non produrre nulla, ecco, quello mi dà veramente molto fastidio. Io avrei concluso. Grazie. Allora, se sono pronti documentalmente i direttori, Savini, non ti permette di dire che non hai qui gli obiettivi, sennò è grave. Stavo cercando di dire. Savini, è irrimediabile, vedi. Vogliamo senza usare avverbi, una lucida lettura. Allora, io vorrei sentire, c'è la zona, diciamo, della macchia mediterranea lì sulla destra. Ma c'era Tom. L'ingegnere Visca vorrei sentire. Ah, non volevo che tu dire. Grazie dell'invito, con piacere. Sì, vabbè, le mie vicende sono per tutti, anche dalla stampa e dai processi, anche per me, purtroppo. Ma io con queste cose mi ho avuto a che fare da molti anni. Dal 94 ho avuto prima di garanzia. Quindi troppi ne ho viste di questioni e ne ho risolte. Perché mi sono sempre comunque cercato di
lavorare bene, di fare bene il mio lavoro e di difendermi ovviamente nelle varie condizioni, nelle varie situazioni. Anche in questo caso quindi non mi tirerò indietro, mi difenderò con fermezza e con determinazione. Ho avuto un grande riscontro di calore sia da parte dei colleghi delle regioni, che ringrazio tutti quanti, perché è stato veramente molto, molto importante per me in quella fase della mia vita. E lo stesso vale anche per la struttura, il mondo civile, come dire, le forze economiche, gli imprenditori, i professionisti che mi conoscono da anni e che mi hanno portato la loro solidarietà. Detto questo, io sono un architetto, nasco come progettista, quindi a me piace anche i progetti, fare i progetti e poi realizzarli. E quindi mi appassiona questo. Inizialmente, appunto, la mia parte della mia carriera è iniziata moltissimi anni fa, ahimè, ormai sono oltre 30 anni, 35, e sono stato sempre in regione, tranne un brevissimo periodo dove mi sono licenziato e poi sono rientrato, e quindi mi sento molto regionale, mi sento molto dentro la struttura della regione. E quello che mi ha sempre guidato è il progetto. È l'idea, è quella che hai presentato, mi ricordo nei primi incontri che facemmo con tutti i dipendenti, con la struttura, era proprio quello di lavorare nel progetto e credo che possa essere un modello interessante, che è alternativo e che comunque possa creare, può dare risultati, è importante, importante. Ma credo che su questo però dobbiamo cercare di mantenere un coordinamento, questo io vedo che forse manca, cioè che è quello che se questa è la stella polare, se quella è quella per lavorare per obiettivi certi e per progetti, quindi nei fatti degli esempi molto affascinanti, quello del mondo ciclabile, che a me poi tra parentesi mi appassiona personalmente moltissimo. Ma detto questo, lì ci sono dei progetti molto interessanti che possono essere svolti e che siano messi in campo. Ma non voglio tornare indietro, voglio andare avanti. Questo qui è un progetto che andiamo su altre situazioni, su altre innovazioni. Quindi lavorare per progetti, per obiettivi, potrebbe essere un modello organizzativo, un modello di strutturazione delle attività sicuramente vincente. È interessante. Ma su questo appunto dobbiamo convergere un po' tutti, è difficile, questo io, tu hai citato qualche volta a dire, cioè io sono tra iscritti a dire, questo non anche perché, però insomma leggendo il comunicato qualche cosa si vede, perché effettivamente manca la parte progettuale, cioè quello che tu dici, hai detto insomma prima appena dopo l'elezione, giugno, luglio, cioè non vedo queste strutture trasversali o questi gruppi che lavorano sul progetto e poi esaurati della sua attività poi vengono riportati su nuove progettazioni, ben vengono, benissimo, e questa è una convergenza che va fatta, perché sennò il rischio è che poi diciamo una cosa, ci creiamo degli obiettivi, però poi abbiamo una macchina, una struttura, un modo di operare che effettivamente va dall'altra parte. Un'altra questione che mi ha sempre distinto nel mio operato, e questo ringrazio il Presidente anche per averlo sottolineato, è questo del trovare il modo per risolvere le questioni anche rispetto agli imprenditori che volevano operare sul territorio e altro, rispetto al marasma di norme che ci stanno di tipo europeo, di tipo nazionale e anche di tipo regionale. Però qual è stato sempre la stella polare? Quella della semplificazione, quindi spingere il più possibile, per quanto possibile, la semplificazione. E quindi non andare, come diceva appunto il collega Pierluigi, alla medio-realizzazione, cioè a mantenere una posizione rispetto a una posizione di vantaggio rispetto all'utente, ma forse invece in una condizione di metterlo in una situazione di semplificazione. E su questo, nel marasma del mondo autorizzativo, dall'urbanistica all'edilizia all'ambiente, che è veramente molto complesso perché non altro, con le direttive europee si rischia moltissimo rispetto alle procedure di infrazione. Ricordo con Pierluigi quando iniziamo questa attività oramai qualche decennio fa,
ce n'era una cinquantina di procedure di infrazione con due condanne di corte di giustizia europea, quindi ci portammo, dovremmo, come dire, affrontare. Quindi non erano cose, erano cose abbastanza importanti e complesse. Oggi abbiamo procedure di infrazione in corso, ma sono effettivamente, secondo me, sul dire di una mano, e sono molto contenuti. Quindi su questo della semplificazione è sicuramente una grande sfida. La sfida normativa, la difficoltà è fare la semplificazione nel rispetto delle direttive europee, questa è la vera complessità. L'altra questione è quella procedurale. Io stavo, alcuni di questi progetti di cui dice appunto è accennato il fatto che mi hanno caricato di molte attività e di molte questioni, molte in realtà le ho prese anche per responsabilità amministrativa, non le ho prese per altro. Certo, alcune le avrei potute anche evitare, perché in alcuni casi erano scommesse molto difficili, ne faccio una per tutti, l'Expo sinceramente l'avrei con piacere evitato perché non mi sentivo sicuramente in grado di poter portare un'operazione così complessa dove esponeva moltissimo la Regione Abruzzo, ma altre invece le ho portate, anche le ho avviate anche con molto molto piacere, quello ad esempio dell'affitto delle biciclette, quel meccanismo che abbiamo avviato poi con il bike sharing che abbiamo avviato, che era l'unico in Europa sarebbe, e secondo me è un progetto veramente molto interessante che è stato avviato e che sarebbe interessante anche lì, come dire, molto sperimentale, quindi il rischio che si commettano degli errori è molto alto. Però è pure vero che è un progetto che ci metterebbe in una condizione di livello europeo, perché l'unica regione che avrebbe un territorio così vasto servito un bacino. Un altro progetto che secondo me vale la pena, e mi permetto, scusami la presunzione, però di sottolinearti, è quello della dematerializzazione. Io credo che se vogliamo veramente da fare un salto di qualità come Regione Abruzzo e diventare modello per gli altri enti anche sul territorio regionale, per forza di cose deve passare per la dematerializzazione. La dematerializzazione era un meccanismo che poi rifunzionalizzava tutti gli uffici decentrati della regione, perché potevano diventare degli sportelli sul territorio recettori di tutta l'attività della regione e non solamente di una parte della regione. Vuoi cultura, vuoi agricoltura, vuoi altri settori che sono sul territorio. Quindi quelli potrebbero diventare delle teste di ponte su tutte le attività regionali, perché è un facilitatore sul territorio per la piccola imprenditore, per piccola utenza che ha bisogno però di un supporto e un aiuto. Ma questo è possibile solamente con una spinta sulla dematerializzazione. Però ne accenno solamente due su questo. Che secondo me vale la pena di portare avanti. Per il resto, Presidente, Assessori, dateci i progetti e vediamo di come iniziare a strutturarli. Grazie a voi. Allora, Mediterranea, l'ingegner Visca. E poi vorrei sentire uno dell'avvocatura che la solidità di racconto, e se ne ha voglia, senza che si senta costretto, l'ingegnere Longhi. Buonasera a tutti. Allora, io mi interesso, come sai, Presidente, di opere marittime. Il mio grosso cruccio, ormai di diversi anni, è che come Regione stiamo cercando di risolvere il problema dell'erosione costiera in maniera a spot. Gli interventi che noi facciamo sono interventi limitati, nel senso che la maggior parte dei casi facciamo interventi di manutenzione, anche se diciamo siamo partiti come una delle regioni europee più all'avanguardia col progetto di Cama, col progetto Etica, soltanto quello che mancano sono le risorse finanziarie. Quindi il discorso è quello di cercare il più possibile. Una domanda, ingegnere, ma è vero che c'è stata una trasmigrazione quasi plastica di funzionari dal genio civile alle opere marittime? Ma io diciamo sono. Sono dall'idrografico alle opere marittime. Ma nel passato sì, probabilmente, però
in quel periodo io quanti non ne hai di funzionari? Funzionari sono due. E tutta la consistenza dei dipendenti? Siamo in sette in tutto. Tutto il servizio operativo è sette dipendenti? Sì. Diciamo che poi ci sono profili diciamo tipo B, cioè abbiamo due profili B. Uno dei primi obiettivi che dobbiamo raggiungere senza nessuna forma di capanne, di accapannamenti vari, è di trasferire un po' di personale con idonea formazione di derivazione dell'agricoltura a questi servizi che fanno una rinvenibile attività lavorativa sul territorio, quelle marittime e genio civile. Io ho fatto circa 400 sopralluoghi, ho sempre visto le stesse persone per le frane. Sapere che da qualche parte ci sono addensamenti di dipendenti, anche con formazione tecnica, addirittura in plancia di comando di partenza, senza che stanno partendo da parecchio tempo, questa è una cosa che ho fatta subito, lo dico al direttore generale, lo dico al dirigente del personale, al direttore del Dipartimento Risorse, lo dico a quelli che hanno convergenti competenze. Non mi fate vedere via vai delle carte per una decisione di questo tipo. Trovate quanti sono quelli che hanno formazione di geometri, di perito agrario, di agronomi che sanno interpretare anche il suolo e le mandate a supportare il lavoro di genio civile e opere marittime. Anche il servizio infrastrutture. Anche il servizio infrastrutture. Diciamo che il dipartimento immaginifico territorio per il come questo dipartimento ha bisogno di infrastrutture, di manutenzione. C'è un linguaggio che ci accomuna. Se ci riuscirà sarà una vera rivoluzione. No, ma ci riusciamo perché non ci sarà, scusatemi, uso un'espressione sorridente, non ci sarà dealer o sottodealer che tenga su questo. Questo non so se si chiama dealer pure quella cosa lì. Dire a cercare un partito politico. Cedere altri dipendenti. Ok, prego. Quindi diciamo l'idea dovrebbe essere questa, cioè di rinvenire a livello di fondi a livello comunitario per poter dar forza a questo progetto unitario che è quello della difesa della costa, che sappiamo tutti come incide a livello di prodotto interno lordo dell'Abruzzo. Quindi diciamo noi siamo in grado di portare avanti questi sforzi. Tra altre cose abbiamo attivato anche delle procedure per cui la direzione dei lavori e la progettazione la facciamo tutti in casa, quindi da questo punto di vista abbiamo acquisito l'esperienza sufficiente. Cristian, ma che ti sei fatto? Come ti sei candidato? Candidato sindaco, ma così dico, candidato sindaco. Io non ti vedo tutti i giorni, ma mi ricordo che avevi un'altra... un'altra strutturazione fisica, che ti è successo? Presidente, candidato sindaco. No, no, non vorrei, sindaco un piccolo vorrei che Di Matteo ha preso a sé ogni risorsa. Candidato sindaco, presidente. Ma sei candidato a sindaco? È un piccolo paese. Quale? Villa Santa Lucia. Sopra un finito. Stasera parlare di... non posso i finestri, io mi sto schiattando. Allora, io volevo sentire, se non sono oltraggioso, l'ingegnere Longhi, proprio per la questione digitale, e poi io non so adesso come presentarlo, l'avvocato Valeri non mi sembra che ci sia. C'è l'avvocato però Massacesi. Ok. Io volevo porre una domanda dopo all'avvocato Massacesi, immaginando di poter con questo soddisfare la mia curiosità, con questa domanda, circa il contenzioso. Io vi dico come ragiono, per esempio, dovunque vado io ragiono sempre con le stesse coordinate. Voglio curriculum vitae, ma non delle persone. Come dice Cacciari, i curriculum vitae delle persone rischiano di essere ingannevoli perché sono autoreferenziali. Uno scrive di sé quello che vuole. I curriculum vitae delle società, dei problemi, dei dossier. Per esempio, io delle Naiadi mi aspettavo il curriculum vitae. Dell'acquedotto, come si chiama quello del noto Aquilante Ramanli? Acquedotto Irruzzo.
il curriculum vitae delle sue ambizioni realizzative, il curriculum vitae di Abruzzo Engineering. Il curriculum vitae, cioè la fotografia implacabile che descrive cosa? Poi voglio sapere del contenzioso e soprattutto delle cose che abbiamo vinto. Qual è la condizione di incasso? Quanto ci manca? Quanto è lungo l'ultimo miglio per incassare le cause che abbiamo vinto? Capito, signore? Quanto è lungo l'ultimo miglio? Chi ci vuole per fare in modo che si incassi quello che abbiamo vinto? Che straordinario! Enzo Bianco di Catania, quando ha fatto la prima volta il sindaco, ha fatto una serie di parchi con i soldi frutto delle cause vinte e le denominava col nome, alla, diciamo, per esempio famiglia Ponte, in conflitto con il comune per ragioni di grande astuzia indicibile, nasce il parco ex Ponte. Voi immaginate, io adesso ho delle pratiche che conosco, io conosco delle pratiche per le quali tu hai vinto, tu, persona fisica e persona giuridica, introitare quelle cifre, ne conosco una che vale 1 milione di euro, molto emblematico nella regione Abruzzo, introitare quella cifra e farci un pezzo di pista ciclabile nella collina montuosa aquilana, quella che sale... La Valle Aperta. La Valle dell'Aperta. La Valle della Terra, quella che sale, stavo dicendo, da San Demetrio che sale. Immaginate fare con quel milione di una causa che tu sai a che cosa mi sto riferendo, quella vinta. C'è una causa vinta di 1 milione che la Corte ha scritto. Immagina, secondo te quanta forza educativa ha? Grazie Presidente. Io parto un po' dall'assunto di quello che diceva Pierluigi Caputi e sul finale anche di quello di Toni Sorge. In questo momento per quanto riguarda la dematerializzazione e il cambiamento, la rivoluzione come sta scritto nel programma realizzativo, è fondamentale che riusciamo a chiudere velocemente questa ristrutturazione. E le faccio un esempio ben documentato. In questo momento noi stiamo gestendo con il gestore documentale che dovrà essere messo in esercizio e sul tavolo di tutti la fatturazione elettronica. Però questa non essere riusciti a portare a compimento questa strada ci sta creando un notevole aggravio di lavoro, perché poi deve essere gestito con la posta certificata, con l'interlocuzione di chi è il referente di quella fatturazione e che in questo momento sta impegnando la struttura informatica su questa attività. Non appena noi avremo questa nuova riorganizzazione, quindi con tutta la codifica che poi il personale darà su questa situazione, noi saremo in grado di gestire tutta la produzione interna di documenti in maniera dematerializzata, e questo in attuazione di uno dei programmi che stiamo chiudendo in collaborazione anche con Arit del discorso del Porfesre. Su questa attività io però vorrei riferirmi anche a una cosa accennata prima dal dottor Di Nino, dal direttore. Indubbiamente questa tentazione di cartolarizzare anche le nostre competenze c'è, però attenzione a non fare anche l'opposto, che questa cartolarizzazione non avvenga verso strutture esterne che potrebbero, per la storia precedente, io ormai sono 20 anni che mi occupo di informatica, che poi portano a quella cosa che lei in altre occasioni ha parlato delle quattro informatiche, perché ancora ci sono e questa è una sfida che dovremo poi risolvere successivamente per smontarle queste quattro informatiche e dare dei servizi che oggi sono già disponibili. Entro la fine dell'anno anche le delibere potrebbero essere dematerializzate totalmente. Si tratta di dare, un po' come diceva Toni, anche una sfida a chi dovrà gestire l'informatica di attuare questi progetti. Carlo, grazie. Alle domande che già mi ha anticipato, sono costretto a parlare nuovamente dell'avvocatura, nonostante diciamo, l'abbia
anche naturalmente le società partecipate. La storia dell'ENAIA in realtà è una storia, diciamo, particolare, perché il contenzioso è nato all'interno dell'azienda di soggiorno, quando ancora si era nella fase di manipolazione, quindi fondamentalmente non era ancora entrata nella, diciamo, nella casistica e nella problematica della regione. E la problematica che ha posto è quella del recupero crediti, è un problema rilevante, ma la fugatura ha dovuto sfruttare sempre una fondamentale carenza di personale che ha fondamentalmente, come dire, dovuto privilegiare le fasi del contenzioso piuttosto che quella del recupero. La vicenda a cui ha fatto riferimento del recupero di 1 milione di euro, se non sbaglio, credo che faccia riferimento alla vicenda della sentenza della Corte dei Conti relativamente a Masciarelli, la vicenda della fiera. Il recupero dei crediti è in questo caso è stata attivata dalla struttura competente, ma nel momento in cui il soggetto che viene ritenuto responsabile in primo grado promuove un giudizio di appello, la fase della procedura di recupero viene sospesa. E quindi mi sembra di ricordare che in quel caso ci fosse stata un promuovimento di un'azione, diciamo, di secondo grado, e quindi questo aveva determinato comunque in ogni caso una... è arrivata a maturità anche con sentenza d'appello, c'è una procedura, adesso non mi ricordo quale. Comunque poi nel caso specifico forse non è delicato parlare anche della persona fisica, però azioni, diciamo, furono poste infruttuosamente anche da parte di chi poi si era costituito parte civile nel procedimento relativo a Sanitopoli, ma non c'è stata possibilità di aggredire il patrimonio perché non risultava. O anche perché se la regione non si attiva, il fatto quotidiano assegna a me la responsabilità, sono io quello che non fa attiva, è sicuro. Perché poi questo è il problema, diciamo, di chi vive con intraprendenza la propria attività, non accetta di essere poi il tacchino di tutte le stagioni. Se non c'è l'attivismo sul fronte del recupero, il bersaglio è, questo te lo dico, qual è la ragione, non perché io abbia chissà, certo, quale forma di aspettativa, ovviamente una forma di responsabilità. Va bene, avvocato, grazie. Ci sono altre osservazioni? Io non ho disturbato per niente la parte sinistra del fronte. Se allora non ci sono, io direi, con un atteggiamento davvero da Harvard Review, che è la rivista presieduta da Obama prima che lui diventasse senatore, ed era un luogo di particolare scuotimento delle anime. Cominciamo dall'ingegner direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, con la denominazione tutta arrampicata che abbiamo concepito, che legge la piattaforma dei suoi obiettivi. Allora, Presidente, io non sono un bravo oratore, come tutti gli ingegneri, noi pensiamo ai numeri. C'è una sola eccezione. Bravissimo. Volevo proprio dire quello. Lei è un'anima di sano socialismo che lo aiuta. Volevo proprio dire quello, insomma. Dunque, io prima di illustrare gli obiettivi strategici del Dipartimento, volevo focalizzare un attimo l'attenzione sulle due principali attività che, a mio avviso, la Regione nel passato non è che ha sottovalutato, però diciamo dovrebbe adesso potenziare, cioè l'aspetto della programmazione e l'aspetto della semplificazione. Allora, la programmazione, io varie volte ho avuto l'impressione che la Regione fosse un enorme elefante, diciamo, che servisse soltanto, che lavorava, si muoveva a fatica, soltanto per alimentare se stessa, cioè soltanto per nei confronti dell'esterno non aveva nessuna efficacia, ecco, l'azione della Regione. La programmazione è la materia principe, la pianificazione e la programmazione sono le materie principe per costruire uno sviluppo economico verso l'esterno. Io parlo di programmazione. Nel mio dipartimento
La programmazione dov'è che serve? Serve per esempio per quanto riguarda la difesa del suolo. Noi nella difesa del suolo molte volte abbiamo agito in questo modo, cioè arrivavano i finanziamenti, venivano stanziati i finanziamenti, dopodiché facciamo un programma. Invece adesso dobbiamo partire prima della programmazione, esattamente, lo stiamo facendo, per cercare di guadagnare quel tempo che poi intercorre tra la concessione del finanziamento e poi l'attivazione delle opere. Ecco, questo è programmazione. Eppure la programmazione dov'è? Nel servizio idrico integrato. Il servizio idrico integrato, noi abbiamo il piano di tutela delle acque. Il piano di tutela delle acque cosa fa? Disciplina, studia, monitora la quantità e la qualità dei corsi d'acqua e pianifica e programma gli interventi finalizzati a raggiungere l'obiettivo di qualità delle acque. E questo poi incide sulla programmazione del servizio idrico integrato relativamente ai piani di depurazione, agli impianti di depurazione. Ecco, noi dobbiamo arrivare, e questo è un altro obiettivo da raggiungere entro fine anno, io credo, all'approvazione del piano di tutela delle acque. Il piano di tutela delle acque è stato adottato nel 2010 e non ha ancora visto la luce, non è ancora stato approvato, seppure ha degli elementi, io penso, da revisionare, da aggiornare, ma almeno dotiamoci di questo elemento, perché è fondamentale. Leggi gli obiettivi. Allora, gli obiettivi che noi abbiamo, gli obiettivi strategici triennali del Dipartimento, sono fondamentalmente, sono quattro. Cioè, il primo obiettivo è quello che riguarda gli interventi volti a rendere la regione funzione a favore delle imprese, dei cittadini e dei territori. In questo obiettivo noi abbiamo messo tutte le attività di semplificazione amministrativa di cui parlavo prima. E quindi le attività di semplificazione amministrativa, secondo me, devono essere rivolte principalmente alla semplificazione amministrativa verso le procedure ambientali. Dobbiamo predisporre le linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale. C'è un decreto ministeriale del 30 marzo 2015 e noi dobbiamo stabilire le linee guida ed attuarle, queste linee guida, tramite una delibera di giunta regionale. Poi c'è, tra le varie azioni di semplificazione, abbiamo quelle per semplificare la autorizzazione all'emissione di scarichi nei fiumi. Ci dobbiamo rilacciare in questo caso a un articolo dello Sblocca Italia che permette di autorizzare provvisoriamente, nelle more dell'ottenimento delle autorizzazioni, nelle more dell'ottenimento degli interventi finalizzati a mettere in sicurezza o adeguare i depuratori, che noi abbiamo tantissimi depuratori, tantissimi scarichi che non sono autorizzati. Questa norma dello Sblocca Italia permette di fare questo e noi dobbiamo stabilire una norma che regoli questo procedimento. Dopodiché passiamo al servizio idrico integrato. Come dicevo, nel servizio idrico integrato, sempre in ossequio allo Sblocca Italia, dobbiamo stabilire una procedura per far sì che i gestori diventino uno, cioè c'è il principio di unicità della gestione del servizio idrico integrato stabilito dall'articolo 7 dello Sblocca Italia. Quindi adesso esistono 6 gestori per quanto riguarda questo servizio, dovrà diventare un solo gestore, e quindi da qui parte anche la legge di riordino del servizio idrico integrato. Dopodiché noi abbiamo, chiaramente questo è un obiettivo che abbiamo messo a livello orizzontale su tutti i dipartimenti, cioè rispetto delle procedure per quanto riguarda l'anticorruzione e il piano triennale per la trasparenza e l'integrità. Questo lo portiamo su tutti i dipartimenti. Scusa. Riconoscere il diritto alle emozioni.
No, 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 sono sulla schiena dritta, perché per me è caduto, mi divertivo. Allora, la pluralità, no, andate avanti. Relativamente invece all'altro obiettivo strategico triennale che abbiamo, cioè quello gli interventi volti a favorire la crescita sostenibile, abbiamo diversi interventi. Qua lavoriamo sia, è previsto sia la predisposizione di un disegno di legge per gli interventi di manutenzione fluviale e compensazione, cioè che cosa vogliamo fare. Molte volte noi non abbiamo risorse per la manutenzione fluviale, allora tramite alienazione delle risorse litoidi o delle risorse vegetali presenti sul corso d'acqua riusciremmo a ricavare i fondi per provvedere alla manutenzione dei corsi d'acqua. Poi è previsto, sono due obiettivi puramente operativi, questo a carico dei geni civili e delle opere marittime, in relazione alla chiusura delle opere di mitigazione del rischio idraulico e del rischio di difesa dell'erosione della costa. Abbiamo previsto sui fondi, gli interventi realizzati con i fondi FAS, ho previsto che entro fine anno si debbano chiudere almeno il 60% degli interventi con i fondi FAS, mentre invece il servizio di difesa del suolo ha previsto che gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico dati in concessione alle amministrazioni locali debbano essere conclusi al 100% entro fine anno. Sì, lo sto... esatto. Dopodiché c'è la chiusura del piano di tutela delle acque, cercando di tutta l'analisi del piano dei corsi d'acqua e quindi la chiusura e l'approvazione del piano di tutela delle acque. Dopodiché, per quanto riguarda l'autorizzazione integrata ambientale, è prevista l'adozione di dei moduli di semplificazione della procedura di autorizzazione integrata ambientale. Questo riguarda sia l'aspetto di gestione dei rifiuti che dell'energia. E per quanto riguarda poi anche la gestione dei rifiuti, abbiamo previsto l'approvazione di almeno il 50% entro fine anno dei progetti di bonifica dei siti inquinati. Accelero, perché c'erano talmente tante cose. Dopo, un altro obiettivo fondamentale secondo me è la adozione del piano locale. Il piano locale che insomma, ce lo portiamo avanti da tanti anni, quindi siamo decisi a portarlo ad ultimazione, il piano locale. Dopodiché abbiamo la norma, la stesura di una norma che riguarda il social housing. E quindi è tutta l'avvio dei programmi di rigenerazione urbana per la riduzione del disagio abitativo e poi abbiamo una norma che rivisiti tutto il procedimento lavorativo della protezione civile, della struttura della protezione civile. La protezione civile adesso a livello regionale funziona molto bene. Deve essere soltanto potenziata e implementata in alcune parti. Io ritengo che, per esempio, al contrario dei terremoti, noi terremoti non possono essere previsti. Per quanto riguarda invece le esondazioni, le alluvioni possono essere previste, dobbiamo soltanto sviluppare un sistema che implementi e che calcoli, diciamo, dalle previsioni di pioggia riesca a prevedere le aree di esondabilità, e questo lo dobbiamo fare, e facendo questo noi riusciremo. Però adesso evita di fare queste cose. No, io altro ho finito, dopodiché abbiamo messo come protezione civile il potenziamento dei sistemi di rilevamento di etidrometri, diciamo, che sono sui corsi d'acqua, che passeremo da un sistema CSM a un sistema continuo. Adesso guardate, dobbiamo fare un'ultima, altri 20 minuti perché la curva dell'attenzione è quasi recuperata. Allora mi affido ad un comunicatore certo come Salini. Salini.
alla memoria, vado velocissimo. Buonasera a tutti. Io mi sono posto, abbiamo ragionato ieri in una fruttuosa riunione col dottor Bevilacqua e abbiamo deciso anche di diminuire. 5 sono gli obiettivi strategici che mi pongo. Il primo, il miglioramento della qualità della regolazione della regione. E lì sono anche molto soddisfatto dell'indicatore che dal punto di vista scientifico il dottor Bevilacqua ieri ci ha asseverato. Noi cercheremo di fare questo, una formula matematica. Il numero delle impugnative che sono state fatte lo scorso anno sulle disposizioni di competenza del Consiglio e il numero delle impugnative che, sperando che siano molte poche, saranno fatte quest'anno. Diciamo che ci poniamo un target di miglioramento di 20-30%. Questo, dal mio punto di vista, è un obiettivo fondamentale. Credo, Presidente, ci siamo conosciuti, riconosciuti dopo qualche tempo proprio su una vicenda similare. La Regione Abruzzo ha un contenzioso costituzionale non giusto e quindi bisogna agire su questo. Secondo obiettivo, qui ci sono anche gli amici della stampa che oggi hanno garantito la copertura, e li voglio anche ringraziare della disponibilità. Una cosa molto carina che mi è stata suggerita, abbiamo ragionato all'inizio di social network e quant'altro, migliorare l'immagine, la comunicazione, però è un mezzo, mi hanno spiegato i tecnici, oramai saturo. Quindi siamo andati su qualcosa di più innovativo, cercare di comunicare meglio le iniziative della regione attraverso questi nuovi strumenti di smartphone e tutto il mobile. È una cosa interessante, affascinante, che ci è piaciuta tanto. Terzo obiettivo strategico, Presidente, ne abbiamo ragionato queste settimane con lei. La regione Abruzzo è una regione medio-piccola, non può fare a meno di una connettività con gli altri soggetti a noi prossimi, quindi dobbiamo porci un obiettivo strategico fondamentale, che è quello del miglioramento della collaborazione con le altre regioni, con i soggetti internazionali. Questo ci stiamo esercitando per individuare un indicatore, è un'ipotesi di scuola, abbiamo ragionato di questo col dottor Bevilacqua ieri, non è facilissimamente misurabile, però è il nostro obiettivo. Quarto, mi ricollego a quello che ho sentito prima dall'amico Di Rino, ma anche ieri in questa riunione dall'assessore Paolucci, il vero, e anche da lei prima ricordava che il vero tesoro di questa regione sono i 1.700 milioni messi a disposizione come fondi europei. Io sono autorità di gestione dell'FSE, del FESR, oltre che dell'FSC. Come autorità di gestione con i miei tecnici mi sono confrontato. Non posso assicurare più di quello che c'è nei miei poteri, però devo in qualche modo porre in essere tutti gli atti necessari per l'attività di programmazione, impulso e di controllo. Ma in generale, Presidente, credo che questo sia il vero obiettivo, abbiamo anche ragionato con il direttore generale, il vero obiettivo, come dire, interdipartimentale, che ci dobbiamo tutti noi capi dipartimento porre, utilizzare al meglio questi soldi dell'Unione Europea che sono fondamentali per lo sviluppo della regione. Quinto obiettivo, e sono velocissimo, io ho in testa un altro chiodo fisso: utilizzare al meglio la sede della delegazione a Roma per migliorare soprattutto dal punto di vista del servizio che viene fornito al vertice politico e anche ai capi dipartimento che se ne avvalgono. Loro a Roma devono entrare nell'ottica che sono un servizio di supporto, e ci stiamo anche esercitando con il dottor Bevilacqua, ieri c'è stato un interessante confronto, perché è un'altra ipotesi di scuola di un'attività difficilmente misurabile, stiamo arrivando a delle conclusioni. Mezzo minuto proprio, e penso di essere stato velocissimo, lo dico da esterno alla regione. Come dire, ci riflettevo prima, ho avuto così occasione di lavorare con 6-7 ministri e ho un'idea ben precisa. I ministri che hanno operato meglio a livello statale si vede subito, perché l'esperienza ministeriale dura 1-2 anni e poi subito ci si forma l'idea se è stata un'esperienza proficua o meno. Sono stati i ministri che hanno dialogato con la loro dirigenza, ascoltandola, mettendola a loro agio, ed è una bella occasione questa, Presidente, di dialogare con la sua dirigenza, perché lasciatemi dire una cosa, sono brevissimo e me ne vado, da fuori ho visto, insomma, sono arrivato in Regione Abruzzo con un'esperienza di 15 anni tra Ministero e Presidenza del Consiglio, e i colleghi mi dicevano: ma dove vai, cosa fai? Per fare una battuta, anche mia moglie mi continua a dire: come, dove vai, cosa hai fatto, che è rimasta come molti sanno a Roma. In realtà, e l'ho detto ai miei più stretti collaboratori, ma oggi ho avuto il piacere e anche il privilegio di sentire alcuni, come li ha chiamati, Presidente, senatori, alcuni li avevo conosciuti, insomma, io mi sono fatto l'idea, lo dico da esterno,
che in questa regione ci siano delle professionalità veramente importanti, delle esperienze e anche delle passioni, perché il dirigente regionale rispetto al dirigente statale ci mette la passione perché vive il territorio. E credo che in momenti come questo, che insomma ognuno di noi, appunto, citavo prima mia moglie, avrebbe avuto piacere che io stasera ritornassi a Roma in famiglia e tutto quanto, ma è un pomeriggio, una serata molto ben spesa, perché ho sentito cose molto interessanti e sto imparando cose davvero interessanti. Grazie. Io sarò rapidissimo, Presidente, però... Sì, perché passeremo dal sogno della dottoressa Crocco di passare a interrompere il commissariamento dal piano di rientro, soprattutto al sogno di un medico che dirige questo dipartimento di cambiare il paradigma, ma non solo nella nostra regione, ma in tutto il sistema sanitario nazionale. Cioè, non passando, il paradigma sarebbe questo, cioè partendo dai bisogni epidemiologici, sapere quante risorse servono per garantire quei bisogni e non dire, come fanno attualmente, questi sono i soldi, vedete cosa potete fare a garantire i bisogni assistenziali dei vostri cittadini. Detto questo, quindi il primo obiettivo del Dipartimento è quello di riqualificare il sistema sanitario regionale abruzzese. Il secondo obiettivo è quello della garanzia dei LEA, partendo però non dallo storico ma dai bisogni praticamente epidemiologici di questa regione, e integrando praticamente quello che abbiamo voluto fortemente, che questa giunta ha voluto, cioè la sanità con il sociale, quindi anche con l'altro pezzo dell'assessore Marinella Scrocco, oltre alla sanità, insomma, con l'assessore Paucci. E il terzo obiettivo, quindi erano solo tre, l'ha detto l'ingegner Primavera, che è quello sulla corruzione, insomma, sull'anticorruzione. E io ho finito, Presidente. Bravo. Di Paolo, e poi chi ci manca? Ti sei messo in seconda fila tu, come i cattivi, dai. Allora, cerco di essere molto sintetico. Il primo obiettivo è che dobbiamo redigere un'ottima pianificazione delle annualità FSE 14, 15, 16, nell'ultimo trimestre di quest'anno. La novità, diciamo, è in particolar modo concentrata nel fatto che vogliamo fare una programmazione partecipata. Quindi, dopo il comitato di sorveglianza dell'11 giugno, noi apriremo una finestra di 8 settimane sul nostro sito istituzionale, per cui chiunque, cittadini, imprese, portatori di interesse potranno dirci le loro idee in merito al Fondo Sociale Europeo. Questo va in linea con quanto è scritto nel DPFR e la legge sulla partecipazione che ci poniamo come obiettivo generale. Poi abbiamo in mente di valorizzare molto l'uso dei dati e quindi di valutare l'impatto occupazionale di quello che è stato fatto, perché ci sembra molto importante per correggere il tiro delle future programmazioni. Quindi, per esempio, vedremo quale impatto occupazionale hanno avuto gli oltre 1500 tirocini che sono stati finanziati con precedenti annualità al Fondo Sociale Europeo. Realizzeremo il portale lavoro della Regione Abruzzo e cercheremo anche di rendere più facile l'accesso al Fondo Sociale abbandonando la carta, Presidente, perché al momento l'accesso è solo tramite raccomandata R. Cercheremo di strutturare delle forme online che possano consentire a tutti di presentare i loro dossier di candidatura. Una sfida: qual è il giorno in cui accade questo? Lo dico a te, ma guardo in maniera sbilenca anche l'ingegner Longhi. Quando è che accade questa cosa? Che è una rivoluzione. Un numero mi serve, un numero. Guarda, gli ho detto poco fa, se attiviamo velocemente la ristrutturazione, quindi la nuova organizzazione dei codici di struttura. Dammi un giorno. Entro il 31 dicembre di quest'anno. Questo sarà possibile. Tenga conto che una cosa, Sorgi lo sa, tutta la commissione via viene già oggi istruita totalmente in modalità informativa, senza necessità di quindi carte. Al 31 dicembre noi non avremo più bisogno di carte. Tecnicamente no, oggi già tecnicamente che significa? Che dobbiamo attuare velocemente la ristrutturazione e avere i codici struttura, se non abbiamo quella non, l'informatica non può risolvere quel problema. Allora mi prefiguri un pallottoliere di date che poi ti vincolano a rispettare. Ok, prego. Poi ti salto alcuni obiettivi: dobbiamo attuare completamente Garanzia Giovani, obiettivo molto importante perché 31.670 sono
carico finanziario da spendere dove bene. Dove ci troviamo? Se il segmento di garanzia giovane è fatto di 10 o di 100, in che numero ci troviamo? In questo momento siamo a 3, però è un numero molto importante rispetto a dove eravamo qualche mese fa. E quindi abbiamo dovuto completamente riprogrammare il piano esecutivo. E abbiamo già lanciato una serie di misure. Quella dei tirocini sta andando molto bene, abbiamo avuto 4.500 candidature di imprese. Sono già partiti i primi 1.300 ragazzi in tirocino e lunedì, come sai, ne presentiamo un'altra iniziativa molto importante in cui tu tieni moltissimo, che è... E la prima conferenza stampa alla quale io partecipo, che ha proprio il valore di un fatto. E lo dico in estrema sintesi per tutti, noi manderemo 500 ragazzi a fare tirocini da 4 a 6 mesi in Europa, a Berlino, a Londra, ad Amsterdam, dovunque ci sia un'impresa seria che li voglia ospitare in tirocinio formativo. Abbiamo ottenuto l'utilizzo della rendicontazione Erasmus, quindi noi daremo da 2.500 a 7.000 euro a seconda della destinazione della durata, per fare un'esperienza che è molto orientativa ma anche formativa all'interno di un contesto produttivo, che speriamo possa dar loro delle chance importanti, magari torneranno, li riprenderemo per mano con altre politiche del lavoro, magari apriranno loro attività. E quindi li seguiremo ancora con il fondo sociale. Ti vado velocemente su questi obiettivi di garanzia giovani, che sono molti. Abbiamo anche in mente di semplificare, abbiamo discipline relative all'accreditamento delle agenzie formative o delle agenzie private per il lavoro che pensiamo essere troppo complicate, con un eccessivo peso burocratico, e vogliamo semplificare anche utilizzando molto qui il digitale. Vogliamo stimolare la costituzione di poli tecnico-professionali nel territorio regionale, almeno 4 è l'indicatore che ci siamo dati, e poi vogliamo anche in qualche modo innovare in termini di formazione professionale per fare una formazione di qualità, che abbia un repertorio di livello di qualificazione, l'uso del libretto formativo, la certificazione delle competenze, tutte cose che oggi non ci sono. Riguardo in particolar modo allo sviluppo economico che ho recentemente acquisito, segnalo una cosa per tutte: una possibilità di integrazione tra lavoro e sviluppo economico è data dalle crisi aziendali. Noi abbiamo in questo momento, soprattutto il vicepresidente e l'assessore Scocco affrontano le crisi aziendali, ma è chiaro che l'unione di sviluppo economico e dei fondi gestiti dallo sviluppo economico con il fondo sociale ci può dare qualcosa di più, perché in fondo la principale infrastruttura da rafforzare è il cervello e l'ammortizzatore sociale più importante è la formazione. Noi potremmo rafforzare le competenze dei lavoratori più colpiti dalla crisi ed immaginare un modello di riqualificazione e ricollocazione. Vorremmo essere quelli che portano con la programmazione 14-20 il modello della dote lavoro in Abruzzo, che in Lombardia ha ottenuto grandi risultati. Per far questo un risultato è stato già conseguito, ce lo siamo posto come obiettivo, però devo confessarti che è già stato conseguito a questo punto dell'anno, che era quello di costruire una rete di servizi per il lavoro pubblico-privato. È uno degli obiettivi della futura programmazione, ma ora c'è già, perché attraverso Garanzia Giovani, ora noi abbiamo 15 centri per l'impiego, 27 agenzie private per il lavoro e 55 agenzie formative che sono in totale e manifestata collaborazione con la Regione, perché Garanzia Giovani si sta attuando in questo modo diffuso in tutto il territorio. E allora chi rimane? Zappa, dai. Sono marxiano. Ma no, ma poi su Facebook mi vedo benissimo. Allora, io mi sono segnato una cosa che vorrei in qualche modo citare, perché ci tengo molto a questa cosa. Il Presidente parlava qualche incontro fa, perché ne abbiamo fatti anche troppi, direi, di mitizzazione di alcune, anche di mitizzazione di questa regione, che io amo a dismisura, e forse, come dicevamo il signor Capovilla, conosco come pochi. E di questo io mi picco di avere questa. Beh, io penso che di far mia l'equazione di Dirac, che è la più bella equazione conosciuta della fisica. Grazie a questa si descrive il fenomeno dell'entanglement quantistico, che in pratica afferma che se due sistemi, e questo io parlo in questo momento senza voler fare un peana, una palinodia del mio rapporto con il direttore generale,
se due sistemi interagiscono tra loro per un certo periodo di tempo e poi vengono separati, non possiamo non più descriverli come due sistemi distinti, ma in qualche modo sottile diventano un unico sistema. E quello che accade a uno di loro continua a influenzare l'altro, anche se distanti. Questo succede in questo concorso virtuoso di risorse, in questo bellissimo sistema di questa direzione, di questa, questa divisione in compartimenti e in dipartimenti. Bene, noi condividiamo tutto, ma condividiamo anche l'osmosi. Per esempio, chiederò fra un po' a Tommaso Di Nino, ma che tempo che nell'alternanza scuola-lavoro agli studenti degli istituti alberghieri abruzzesi si è consentito di esserci d'ausilio negli IAT che noi stiamo man mano razionalizzando e portando a disposizione dei comuni senza onere alcuno per la regione. Io denuncio una defiance negli obiettivi che conosce bene anche Cristina, perché in corso d'opera abbiamo acquisito anche le competenze dell'affabilità lieve e serena in corpo grave dell'assessore Di Matteo, che praticamente non ci ha consentito di mettere in corso d'opera gli obiettivi dello sport, che in parte sono condivisi con Silvio, e dell'emigrazione, che però fanno un tutt'uno con gli obiettivi della cultura e del turismo, perché gli abruzzesici, come dice bene il Presidente, sono parte integrante della testimonianza e della subliminazione del progetto Abruzzo e del prodotto Abruzzo anche al di fuori dei confini. Velocemente, ammodernamento della legislazione turistico-culturale della Regione Abruzzo, e siamo decisamente a buon punto, siamo fra le prime regioni d'Italia per approvare una legge sugli accompagnatori turistici e sugli turisti, nonostante ci sia, come ben sa Marinella, un vuoto da parte dello Stato sui le figure professionali sociali, sanitarie e turistiche. E stiamo gestendo e evadendo pratiche arretrate all'interno del Dipartimento e stiamo razionalizzando la spesa nelle sedi periferiche, che porterà da qui a molto prima della scadenza dell'obiettivo ad un risparmio di 395.000 euro sulle locazioni passive. Oggi abbiamo fatto un incontro con i comuni del Teramano per quanto riguarda gli IAT, stiamo facendo confluire alcuni IAT nelle agenzie di promozione culturale, diventeranno agenzie di promozione turistico-culturale, e in alcuni paesi, vedi Penne, dove non esiste lo IAT, creeremo uno IAT in un palazzo che il comune di Penne ci metterà a disposizione nella piazza principale del paese, ridando un volto ma anche una dimensione a questo palazzo. E come su Penne stiamo procedendo ad altre cose straordinarie in comune accordo con la sovrintendenza del MIBACT e la conferenza episcopale abruzzese molisana. L'attuazione degli obblighi previsti del piano di corruzione ci ha pensato già Emilio, quindi noi che vado avanti, anche per quanto riguarda lui, la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale e immateriale d'Abruzzo come attrattore e moltiplicatore di risorse per un nuovo turismo, il fundraising e il tax credit, noi lo stiamo già mettendo in corso d'opera, abbiamo un bel rapporto, ha detto bene prima Pierluigi Caputi, con la Fondazione Cassa di Risparmio dell'Aquila, da cui però aspettiamo ancora la condivisione di quei progetti dopo una dichiarazione di intenti di Marco Fanfani, poi non c'è stato nessun seguito, con cui condividere proprio per non creare doppioni all'interno almeno della provincia dell'Aquila sulle operazioni di natura culturale. Le attività sono possibili solo se c'è il coordinamento delle fondazioni? Sì, assolutamente sì, ma c'è stata una disponibilità da parte della Fondazione Cassa di Risparmio. Poi c'è la valorizzazione dei beni storici artistici regionali, appunto con questo gentleman agreement con OCEAM e con la sovrintendenza, la programmazione strategica nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, abbiamo in questo caso già firmato un protocollo d'intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia e con il RIGA per quanto riguarda la strategia dei quattro mari, Mar Baltico, Adriatico, l'Abruzzo, Braga, l'Atlantico, il Portogallo e Burgos e Costanza, il Mar Nero,
la riforma del trasporto pubblico locale con il miglioramento della mobilità sostenibile e della logistica e lo sviluppo della logistica dell'intermodalità regionale attraverso anche questo sistema Crowd for Road che noi abbiamo anche questo sottoscritto. È tutto, grazie. C'è un piccolo applausometro che però non riesce a stabilire le prevalenze. C'è un equilibrio proprio da demogratura.